istituzioni insieme per la legalità su un campo di gioco così come nella vita. Un quadrangolare a Bisceglie per sensibilizzare le nuove generazioni sull'importanza della civile convivenza all'indomani dei gravi fatti di cronaca. Sugli spalti gli studenti delle scuole di secondo grado della città che hanno assistito alla sfida delle nazionali di prefetti, attori, sindaci e parlamentari. Lo Stato si impegna ed è presente con gli uomini e le donne delle forze dell'ordine e raddoppieranno presto, stanno aumentando settimana dopo settimana. 15 giorni fa Claudio è stato accoltellato a Barletta, a lui è stato dedicato un minuto di silenzio prima della gara. Pochi giorni dopo è toccato ad Alessio, colpito da diversi fendenti in discoteca Bisceglie. Per fortuna si è salvato. La risposta dello Stato è tempestiva, ma soprattutto che adesso c'è massima attenzione, forse ancora più di prima. A vincere il torneo la squadra degli attori, ma al di là del risultato a contare è stato il messaggio che la competizione ha voluto lanciare. Questo vorrei che i giovani capissero, che più si rispettano le regole, più si è liberi di fare quello che si vuole. La gara di sabato è stata la prima di 10, una per ogni città della sesta provincia. Il tema è soprattutto quello di recuperare questa legalità dopo questo shock, questo trauma pubblico, che fortunatamente ha dato slancio ad una serie di movimenti popolari.